Ciao Giulio, ciao Cesare. Emilio, ciao a tutti. Ciao, mancano meno di 3 giorni al Gran Gala di Padova del 25 e del 26 novembre, mentre torni da un grande successo di pubblico con il Gran Gala di Roma del weekend fa. Grande successo di pubblico, no, per favore. Allora, una manifestazione che oltre alle esposizioni statiche, al Chinotto Neri e anche all'eccellente cocktail Stregotto, che almeno per quanto mi riguarda ha esaltato la piacevolezza delle cose, delle ottime cose che ho ascoltato, si componeva comunque di 7 sale e 8 diversi impianti. C'era la sala di Luxury con i diffusori Estelon, poi c'era l'altra sala Luxury con i diffusori Revival Audio, la sala del Tempio con 2 sistemi Vienna Acoustics, uno da pavimento e uno bookshelf, che hanno messo d'accordo davvero tutti quanti. E poi c'era la sala di Zaninello con i diffusori Sigma Acoustics e elettroniche Canever, la sala di Capecci con il giradischi di Massimo Cives, la sala dell'ingegner Tatè con i diffusori Imago e infine la sala con i diffusori magnetodinamici Fonica Audio, che avevo già ascoltato a Milano ma non in questa gagliarda configurazione. Abbiamo avuto sabato il pubblico di marzo, di sabato più la domenica, quindi domenica erano tutti in più, quindi. E c'erano anche tante signore. Vuol dire che il messaggio che sto mandando di portare più signore nell'alta fedeltà è stato raccolto. No, al di là delle battute, sono state due giornate molto, molto belle, e all'insegna dell'alta fedeltà, del piacere di ascoltare, del confronto. E ho trovato gli espositori, alcuni voglio dire, stanno facendo il tour, no? E li ho trovati ancora più disponibili al dialogo e al confronto con le persone. Questo è molto bello, perché secondo me è quello che gli appassionati cercano, ecco. L'alta fedeltà va giocata dal vivo, dal vero, e su carta, su video ci mancherebbe, però il cavallo bisogna vederlo correre, quindi. Certo, un'edizione, quella di Roma, del Gran Gala di Roma che si è appena conclusa, che ha raccolto un grande successo di pubblico, magari non così grande dal punto di vista del numero degli operatori, anche perché insomma lo Sheraton, che ben si presta a manifestazioni del genere, in realtà ha tanti spazi, quindi il Gran Gala potrebbe crescere a Roma. Ma devo dire, bisognerebbe togliere un po' di pigrizia dagli operatori, e soprattutto anche perché, allora, lo sottolineo perché a volte certi particolari possono sfuggire. Parlo di Roma, per esempio, no? Roma, noi lo facciamo da 17 anni allo Sheraton 3. Lo Sheraton 3 è quello lì, quindi non è che ogni anno possono uscire nuove sale o meno sale, sono quelle. Quando noi abbiamo fatto e Sheraton 3, Sheraton 2, è perché lì davanti c'è un'altra struttura e abbiamo utilizzato le altre sale facendo delle operazioni con un'impostazione che a me piace molto, ma non per ghettizzare le situazioni, ma per rispettare l'audio puro da una parte e l'audio video dall'altra. Ecco, per esempio, le due strutture dello Sheraton si prestano a questo. Non è pensabile di fare, visti i momenti, 2 strutture tutte di audio puro, ma fare come stiamo facendo, una struttura al 3 di audio puro e l'altra delle sale di audio video, sarebbe molto bello. E su questa idea sto lavorando per cercare di, sia a marzo che ci sarà la data, te l'avevo passata, se me la ricordi, di marzo. Aspetta che controllo subito un attimo. Sì, mi hai detto che a Roma sarà, sì, il 9, sì. Sabato 9, domenica 10 marzo, fare marzo, ecco, 9 dicembre, non volevo fare confusione con le date. E quindi già da marzo, quindi 9-10 marzo a Roma,
Poi seguirà il Gran Gala di Roma autunnale del 19 e del 20 ottobre, a seguire il Gran Gala di Milano del 9 e 10 novembre, sempre 2024, e poi infine quello di Padova del 30 novembre e del 1 dicembre 2024. Però sabato 25 e domenica 26, quindi tra pochissimo, tra meno di 3 giorni, Sì, partirà il Gran il Gala di prossimo Padova. weekend E che mi è vuoi raccontare di Padova. questo Gran Gala? Devo dire che l'appuntamento di Padova ora è all'insegna anche dell'enogastronomia. Eno perché gli appassionati del Triveneto mi hanno detto benissimo il chinotto, benissimo lo stregotto, però sono 17 anni che facciamo sempre le degustazioni. Ho detto, ci mancherebbe altro. Confermo che ci saranno le degustazioni di vino, ci mancherebbe di bollicine. Ma dico gastronomia perché, scusami se apro questa piccola parentesi, ma so che sei solidale a queste cose. Cioè, è la stagione è perfetta per i bolliti, ecco, nel senso che, Accidenti, sì. ecco, nel Sì. senso, quindi, vabbè, chiusa parentesi, ecco, Padova è una bellissima occasione per rilanciare quest'idea che abbiamo portato avanti quest'anno, sempre a piano terra, al quinto piano, no? Utilizzando tutte le sale che abbiamo a disposizione. E tra l'altro sono molto felice perché a Padova ci sarà l'audio puro, ma ci sarà anche l'audio video. Ecco, questo mi fa molto molto piacere, tra l'altro con delle sale che non diciamo disturberanno l'audio puro e viceversa, che questo è importante perché chiaramente, no? Nel rispetto delle due situazioni. Quindi Sì, so poi che a questo Gran Gala di Padova del prossimo weekend ci sarà finalmente l'audio video. Ci sono addirittura due salette, due saloni in realtà, due sale molto grandi, una con un sistema audio video con un videoproiettore Leica, un laser TV Leica, un trilaser su schermo da 100 pollici, e poi anche una sala importante con il proiettore JVC, con il nuovo frame adapt, e con un sistema Dolby Atmos altrettanto importante, allestita da Sound Image di Luca Sisset. sì, tra l'altro ci sarà un'anteprima, perché io appunto a Padova presento un grande progetto, diciamo pop, internazionale, con artisti internazionali, e in esclusiva e in prima presentazione nazionale ci saranno 3 video ad alta risoluzione, audio-video, che saranno appunto, che faranno la presentazione di questo progetto. Quindi questo mi fa molto piacere perché sarà l'occasione di fare capolino in queste sale che no, perché spesso mi associo, cioè no, spesso mi associano all'audio puro, però io sono sempre un bimbone, eh. Io mi eccito a vedere film o documentari con quella qualità pazzesca di immagine e di un audio che ti sbarella, quindi sono felice quando ci sono questi sistemi, ecco. Quindi appuntamento a sabato 25 e domenica 26 novembre a Padova. Sì, il 25 e 26. E sempre al Crown Plaza, Limen, a Padova, il sabato dalle 10 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 18. Ricordo, per chi non è mai venuto, c'è un ampio parcheggio gratuito intorno alla struttura, l'ingresso è gratuito, si richiede solo una registrazione. Ecco, a tale proposito vorrei dire una cosa, perché è capitato, diciamo, quando io parlo di registrazione, è perché chiediamo una mail, per chi la vuole lasciare naturalmente, per invitare la persona o le persone ad altre manifestazioni. Se l'appassionato non vuole lasciare la mail,
semplicemente chiediamo un nome e cognome. Ecco. Dico questo perché c'è stato a Roma appunto una persona che ha commentato su Facebook dicendo: ah, io alle manifestazioni dove c'è non ci vado se mi devo registrare. Ecco, però la registrazione ha queste caratteristiche, nel senso, uno è libero di lasciare se vuole una mail, ma un nome, voglio dire, stiamo organizzando tutto questo gratuitamente per cercare di coinvolgere le persone. Ecco, io mi chiamo Giulio Cesare, se la persona si chiama Antonio e lascia il suo nome non vedo nulla di strano, ecco. Comunque, tutto qua, ecco, però ci mancherebbe. Tutti i consigli e tutte le indicazioni sono bene accette, come sempre. Ecco. Quindi, a Padova, alla grande, non so che tempo farà, però non dovrebbe essere male il tempo padovano. A presto, Giulio Cesare, grazie, a presto. A presto. Ciao. Mario.